Francesco, ci sei? Buonasera, buonasera Corso a Tiglio Caian, commento al match del coach e poi, se ci sono domande, a disposizione. Prego coach. Ovviamente grandi complimenti ai ragazzi e per l'interpretazione da subito della partita. Avevo chiesto loro in sede di presentazione una partita che poteva essere una sfida di orgoglio perché noi volevamo difendere la nostra posizione di classifica che ci eravamo guadagnati, però dovevamo stare attenti a loro che venivano da una serie di vittorie estremamente lunga e poi c'era magari l'orgoglio di potersi magari, non dico vendicare, ma pareggiare la partita che noi abbiamo dato da loro. Hanno fatto una brutta sconfitta là, quindi c'era da aspettarsi che magari potessero avere un po' più una partita di orgoglio. Invece ho detto dimostriamo di averne più noi di loro e così i ragazzi l'hanno fatto perché sono stati bravissimi. Pensare un mese fa, 20 giorni fa, un mese fa, giocare noi una partita di alto livello senza Fantinelli era impensabile. Perché per il ruolo che ricopriva e tutto, e oggi ragazzi sono stati bravissimi, Panni bravissimo, Giordano altrettanto, ho fatto una partita di grande applicazione, ma tutta la squadra difensivamente ha fatto una partita di grande applicazione perché poi ha fatto la partita che volevamo fare, insomma abbiamo fatto molto bene a uomo per 35 minuti, poi momento di difficoltà la zona ci ha aiutato e zona difesa di squadra, i ragazzi l'hanno interpretata benissimo, sono stati bravi, già in altre partite la zona ci aveva aiutato molto e anche oggi la zona ci ha aiutato nel momento di difficoltà, ora hanno continuato a fare il tiro da tre punti che ovviamente è difficile che possa pagare e quindi bravi ragazzi, bravi, complimento anche a lo staff, agli assistenti per il lavoro fatto oggi, il lavoro durante la settimana, quello che hanno fatto sono stati bravi, e lo staff sanitario e preparatore perché hanno portato Panni a giocare una partita dopo 10 giorni che era fermo, domenica scorsa non ha giocato, oggi ha giocato 28 minuti con una grande intensità, quindi anche da parte loro c'è stato un grande lavoro, quindi un grande lavoro di squadra. Di tutte le componenti, giocatori in primis, staff tecnico, staff medico e preparatore, è tutto bello, una grande cornice di pubblico, ringraziamo il nostro pubblico che è stato come sempre eccellente, eccezionale, giocare davanti a questo pubblico ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti, è stato tutto bello e peccato per alcune situazioni che sono verificate sul campo e è difficile per me accettare che chi provoca venga tutelato e chi reagisce alle provocazioni venga penalizzato, pur sbagliando, mi prendo la colpa dell'errore della provocazione, però cioè, giocatori che fanno floppy ogni azione, che provocano, che fanno, si buttano per terra, simulano, fa così e vengono premiati. È cominciato con la prima azione, Roussier reclama 5 minuti, palla in campo, fallo di Panni che non ha neanche sfiorato. Cioè, uguale Ferrero fa scenate ogni volta, flop, tecnico me perché dico Ferrero che è un simulatore. Però, ripeto, anche la colpa, non bisogna reagire, quindi questo è sicuramente una colpa mia, la reazione, però bisogna guardare più a chi provoca, secondo me, agli altri. Però questo, ripeto, l'ultima parte non toglie niente alla grande partita che i ragazzi hanno fatto, veramente grandi complimenti a loro. Domande, prego. Damiano. Ciao Attilio, intanto complimenti per questa vittoria fondamentale. Ti chiedo un pensiero sulla Fortitudo che passerà il Natale in vetta e contestualmente una Fortitudo che io vedo cresciuta, e sono molto d'accordo con te quando dici che fino a 20 giorni fa sarebbe stato impensabile giocare una partita senza Fantinelli,
E quindi, al di là di tutto, mi sembra che oggi, no, queste seconde linee di cui abbiamo parlato e scritto per tanto tempo, sotto la tua guida stiano in effetti iniziando a dare un contributo in più. E oggi hanno dato un contributo importantissimo, tantissimo, ma sai, quando un primo tempo abbiamo detto dobbiamo fare un bilancio natale, no? Io tu una tua domanda, ho detto ma che ogni volta dobbiamo continuare a parlare, cioè diamo tempo un attimino, poi arriva il momento, a Natale tiriamo le somme. Ma dopodiché non è che quando si deve aggiungere dei giocatori tanto per aggiungere, perché poi un giocatore nel mio sistema, cioè noi non siamo una squadra che corriamo avanti e indietro su e giù, cioè un giocatore ci deve mettere un mese, due mesi per inserirsi, quindi quando anche si legge no ma poi dopo si fa gli aggiustamenti, no? Aggiustamenti in cosa? Che poi dopo, cioè io non metto un giocatore oggi, domani, no, quindi non è così semplice fare giustamente trovare. Ragione per cui con questi ragazzi sono più pronti rispetto ad altri che magari devono arrivare, quindi io non, una cosa che non penso assolutamente questa cosa qua. E loro hanno avuto una partenza molto difficile perché erano molto indietro, però insomma, col lavoro qualcosa hanno fatto, cose positive. Io l'ho sempre detto, ogni giorno fanno delle cose positive e io dico a loro quando devono giocare che è più difficile giocare, cioè Giordano, gli dico guarda che è più difficile giocare contro Fantinelli in allenamento che la domenica contro altri giocatori, ma non perché è Fantinelli, perché l'intensità e il ritmo dei nostri allenamenti è superiore a quello che mettono alcune squadre avversarie nella domenica come intensità. E quindi cioè, tu sei pronto a giocare questo. È chiaro che bisogna cercare di ridurre gli errori perché la richiesta è alta, cioè perché tu giochi per una squadra che gioca prima in classifica, li aspetta davanti a 5.000 persone, cioè per me il paradosso rimane il paradosso, cioè, non si può profanare il paradosso, però se hai giocato grandi giocatori, bisogna essere grandi giocatori per andare in campo e giocare il paradosso, quantomeno cercare di non fare errori banali. E queste le aspettative sono alte, e però devo dire che dal punto di vista caratteriale soprattutto, ragazzi bravi, bravi perché reagiscono, cioè non è che sai, si buttano giù, va di qua, di là, le scuse, le cose, che sembra la cosa più facile. Invece loro sono bravi e questo lascia sperare il loro temperamento di essere positivi, di non abbattersi, ma di reagire, di andare avanti, lavorare, questo è un grande merito che sono convinto gli dia soddisfazioni e già nel frattempo sono molto contento delle soddisfazioni che si stanno prendendo e della gente che li possa apprezzare. Grazie. Altre cose? Fabio, Rebecca. Domenica avevi detto in conferenza in questo momento questa squadra può dare questo rispetto a un certo tipo di prestazione e ti dirò un po' mi aveva anche preoccupato quello che mi avevi detto in previsione di quello che sarebbe stato l'avversario di stasera, invece ho visto in qualche cosa di completamente diverso, un'intensità, un gioco completamente diverso, quindi ti chiedo di fronte a questo in questo momento questa squadra può dare questo, cosa può dare questa squadra? No vabbè, l'aspetto difensivo era stato importante anche contro Nardò, perché difensivamente hanno fatto delle cose buone, delle cose importanti. Abbiamo tenuto Nardò, che è una squadra che ha fatto un'altra serie positiva, una difesa buona. Poi dopo magari c'era qualcuno che era più in una giornata in condizione migliore rispetto ad altre volte, però insomma volevo dire che la squadra aveva fatto il massimo, che non avevo niente da rimproverare, cioè tu puoi fare il massimo e non fare una prestazione buona, non è una colpa secondo me, quando io vedo i giocatori che fanno il massimo non mi sento di rimproverarli, ecco, e oggi hanno fatto il massimo ma l'hanno fatto anche contro Nardò, e quando Nardò ha finito la partita con chi me la potevo prendere? Con nessuno, cioè Marchi ha fatto un primo tempo brutto, sì però il secondo tempo ha reagito molto bene, cioè Gli altri hanno fatto delle buone cose, non avevamo panni, okay, Giordano prima poteva fare quello, ma era inteso come che di fatto che non avevo niente da rimproverargli, cioè non avevo niente da dire, poi tutto si può fare meglio, tutto è migliorabile, tutto certo a livello assoluto, però secondo me io non avevo niente da rimproverare ai ragazzi, ha fatto la partita, poi sai,
Se uno, allora, la differenza dei grandi giocatori e giocatori normali è la continuità. Cioè un grande giocatore su 10 partite ne gioca bene 9, ne gioca bene 8. Lei ha fatto quello che potevano e quindi in quel momento ha detto oggi hanno fatto il massimo e nessuna colpa.